Buongiorno, mio amato team, ciao e benvenuti nel magico mondo delle favole. Oggi ho scelto questo sfondo molto fiabesco. Mi aspetto che spunti da un momento all'altro un ognomo una fatina. Perché? Perché oggi parliamo delle nostre amate LOL Surprise, chiaramente delle LOL Costume, ma nello specifico andremo a vedere la classifica delle 10 LOL Costume da favola. Quindi, tutte quelle LOL che sono quello al costume ispirate appunto a fiabe, favole, cartoni animati. E cominciamo dalla posizione numero 10. In decima posizione ho scelto lei, Moana, grande Moana piccola del cartone animato Oceania. Perché ho scelto lei? Perché anche lei, ho fatto una ricerca, la sua storia, appunto, quella del cartone animato che conosciamo, Oceania, è ispirata a dei miti e delle leggende dei popoli delle isole del Pacifico. Quindi magari non possiamo chiamarle proprio favole o fiabe, però comunque anche la mitologia in un certo senso ha poi ispirato quelle che noi conosciamo oggi come favole, appunto. Quindi ho scelto di mettere lei in decima posizione perché è stata fatta veramente molto bene, è molto carina con questo gonnellino, mi viene da dire da hawaiana, anche se poi hawaiana non è, e con questo grande fiore tra i capelli. E poi adoro la sua versione lillina, è proprio molto 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 carina. Io dico la verità, questo cartone non l'ho visto, però provvederò, prometto che quest'inverno mi metto in pari con tutti gli ultimi cartoni animati. Passiamo alla posizione numero 9. Qui ho scelto di mettere Elsa, una versione diversa di Elsa. Questa qui è Elsa ispirata a Frozen 2 che vedremo nei prossimi mesi. Io non vedo l'ora. Non so se sapete che il cartone animato Frozen è tra ispirazione, un po' alla lontana, cioè nel senso è stato modificato molto, dalla fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi. Quindi anche lei è una principessa delle favole. E, mi piace questa versione di Elsa, un po' con meno fronzoli, quasi guerriera, e quindi ho deciso di inserirla in classifica. Poi a me Elsa piace tanto, con questi capelli così biondi, la pelle diafana, molto 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 bella. E quindi anche se non è nel suo classico vestito di ghiaccio da principessa, mi piace molto anche in questa versione un po' più moderna. Mi piace e quindi l'ho messa in nona posizione. Andiamo avanti con la posizione numero 8. E qui c'è tanto amore perché abbiamo, guardate che bellini, abbiamo Ariel e Principe Eric in quella famosa scena del cartone animato Ariel in cui fanno il giro con la barchetta, avete presente, no? Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. E canta anche il granchio. È proprio carino, sono proprio bellini da matti questi due, mi piacciono tantissimo. E Ariel è ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, La Sirenetta. Quella che poi, non so se siete mai stati a Copenaghen, c'è proprio la statua della Sirenetta lì sul porto. E sarebbe interessante andare a vedere le versioni originali di tutte queste fiabe e favole, perché sono un po' meno zuccherose di quello che noi ci aspettiamo e quale siamo abituati. Comunque la nostra Ariel col principe Eric qui sono veramente veramente troppo 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 pucciosi. Mi piacciono tantissimo, adoro questo cartone animato e mi piace anche la versione originale della favola. Passiamo alla prossima posizione, però restiamo in fondo al mare, restiamo in fondo al mare perché c'è di nuovo lei, c'è di nuovo Ariel. Ariel, non in versione sirena, anche qui è quando ha, donando la sua voce, ha acquisito il dono delle gambe. Quanto è bellina! Mi piace tantissimo quel particolare della forchetta che ha lì ai suoi piedi, no? Perché vi ricordate la scena in cui lei trova tutti questi, tra virgolette, tesori sul fondo del mare e trovando una forchetta inizia a spazzolarsi perché giustamente lei non sa che cosa serva la forchetta. Allora, perché non passarsela tra i capelli per togliere i nodi? Non lo so, dovrei provare anch'io perché ultimamente ho dei problemi con i capelli. Magari con la forchetta mi si toglierebbero i nodi. Comunque, molto molto carina questa Ariel. Col suo vestitino rosa e anche qui chiaramente ispirata a quella parte del cartone animato in cui lei ha appunto indossa quell'abito rosa, poi dopo, vabbè, insomma, per chi non l'avesse visto, ma penso che tutti lo conosciate, comunque non voglio spoilerare nulla. Passiamo alla posizione numero 6 e in sesta posizione abbiamo lei, Raperonzolo. Oddio, che carina che è Raperonzolo.
mi fa troppa simpatia. Io chiaramente parlo sempre del cartone animato perché è quello che conosciamo tutti. Mi fa spanzare a me questo cartone animato. Lei è troppo buffa con quei piedoni. Altro che piedini da fato, piedini da principessa. Proprio, non lo so, ha delle padelle al posto dei piedi. È troppo simpatica. E anche quando fa l'incontro, no, con Eugene, sono simpaticissime, troppo buffa. Tra l'altro questa customizzazione, vedendo le altre foto su Instagram, è particolarmente bella perché si illumina al buio, quindi al buio si vede tutta la sua treccia piena di fiori che si illumina, che è iridescente, è stupenda. Tra l'altro è fatta bene anche perché le hanno messo la sua lanternina, no, con quel sole, la lanterna che lei vede sempre in lontananza quando ricade il giorno del suo compleanno. Molto molto bella la nostra Rapunzel. Andiamo avanti nella nostra esplorazione delle favole, posizione numero 5. E qui abbiamo Belle. Ah, Belle, quanto è bella la nostra Belle. Belle, fiaba di Charles Perrault, una fiaba antichissima, ci sono tantissime varianti. Allora, in quello originale lei in realtà non è figlia unica, vabbè, comunque, magari da grandi, se vorrete, c'è il libro, che è proprio un bel tomo gigante, un libro grandissimo della Bella e la Bestia. Mi piace tanto questa customizzazione anche perché è stata utilizzata una Lola Air Goals. Non riesco a capire francamente quale Lola Air Goals ha i capelli così castani, non lo so, glieli avranno tinti, perché c'è quei capelli neri ma con i capelli castani non mi risulta. Comunque bellissima, che belli quegli occhioni, proprio la stessa tonalità di verde grigio che ha Belle nella Bella e la Bestia. Poi tra l'altro in una chiave un po' moderna perché ha il vestitino corto, ulala, molto 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 carina la nostra bella Belle. Passiamo alla posizione numero 4. Bellina, mi piace tantissimo Tiana. Tiana della Principessa Ranocchio, che è il remake del Principe Ranocchio. È stata veramente stravolta qui la favola, che è dei fratelli Grimm. È stata stravolta perché? Perché qui ci troviamo a New Orleans negli anni 20, dove suonano il Charleston, c'è il jazz, hanno tutti il sassofono, le trombe. È simpaticissimo il cartone animato, però chiaramente veramente diverso dalla versione originale, cioè non potrebbe essere più diverso. Però è bello anche, insomma, che i creatori della Disney si divertono un po' così a giocare con le trame delle favole e a contestualizzarle, insomma, in mondi diversi e in tempi diversi. Bellissima la nostra principessa, mi piace un sacco con questo vestito con le ninfee, la coroncina che ha in testa, molto molto carina. Film che ho visto ma che voglio rivedere, devo assolutamente rivederlo, sì, perché ho dei vuoti di memoria. Posizione numero 3. Number 3 abbiamo Alice in Wonderland di Lewis Carroll. Mi piace questa Alice, è molto bellina questa Alice, tutta perlata, vestitino perlato, capelli perlati, è molto carina, anche il rossetto. Mi piacciono molto questi occhioni, ma veramente mi fa impazzire la tonalità dei capelli. Non so, io mi fisso su questi dettagli, forse inutili. Mi piace proprio tanto questa tonalità dei capelli e anche la texture che hanno, questi boccoli così, quasi da bambina, non so come dire, mi piacciono tantissimo, danno proprio un senso di leggerezza. Molto carina, non sono una fan di Alice nel Paese delle Meraviglie, non lo so, forse dovrei leggere il libro, il cartone animato dopo un po' mi innervosisce, ecco, troppi matti ci sono in quel cartone, troppi matti, però comunque storia assolutamente famosa e da conoscere. Andiamo alla posizione numero 2, guardate questa. Guardate qua cosa ho trovato, una LOL costume delle LOL, oh my god, e abbiamo Ursula, oggi proprio sirenetta, la sirenetta impazza, è troppo forte, è bellissima questa customizzazione, penso che nei prossimi mesi ci sbizzarriremo con le customizzazioni delle LOL, oh my god. È proprio bella. Tra l'altro li sono stati messi anche intorno quei suoi due scagnozzi, non mi ricordo che pesci siano, comunque brutti, orrendi.
Cioè, è fatta strabene, è fatta veramente bene. Questa qui forse era Lady Diva, con i capelli così chiari. Comunque proprio gli è stato fatto questo sguardo arcigno, cattivone, ed è stata resa anche molto più bella Ursula, che altrimenti, insomma, è un po' un polpo un po' ciccione, ecco, diciamoci la verità. E invece qui è stata resa molto molto più bella, molto più raffinata. Vedi, c'è anche lo smalto, wow. Bella, bella, bella. Sì, niente, assolutamente niente da dire. Forse poteva andare in prima posizione, ma in prima posizione ho scelto questa customizzazione. Forse sono nostalgica, non lo so. Ho scelto cappuccetto rosso con la nonna. Cioè, o meglio, cappuccetto rosso col lupo, che si è travestito da nonna. A me fa morire da ridere. Quando l'ho vista, mi ha fatto assolutamente impazzire. La trovo geniale, veramente geniale. E vabbè, tralasciando il cappuccetto rosso, che è stata fatta benissimo col suo mantello, col cappuccio rosso, appunto. Ma vogliamo parlare del lupo a chiotto che si è travestito da nonna, che si è messo i bigodini, la cuffietta, gli occhialini sul naso. Ma fa spanzare! È troppo troppo bellina! Anche Cappuccetto Rosso dei fratelli Grimm, fiaba antichissima. Chi non la conosce? Chi non la conosce? Tutti la conoscete Cappuccetto Rosso, no? Quindi quando l'ho visto ho detto no, vabbè. È proprio perché ho visto questa customizzazione che ho deciso di fare questa puntata sul mondo delle favole e delle fiabe. E già sapevo in cuor mio che probabilmente lei sarebbe andata in prima posizione. E così è stato. E siamo giunti molto velocemente alla fine di questa puntata. Oh, cappuccetto. Oh, nannina. Che orecchie grandi che hai. Vabbè. Allora, e voi avete i pollici grandi? Allora, se avete i pollici grandi, metteteli in su. Mettete su questi pollici, spero tanto che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto tanti like, tanti pollicioni, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, azionate la campanella per ricevere le notifiche, io vi aspetto alla prossima puntata, un bacione!